Buongiorno, ciao, eccomi qui per la prosecuzione di questa mini serie di video riguardanti la verniciatura della nostra Antina Pirker che abbiamo comprato al Tecnomat o dove vi pare, e siamo qui per dare la seconda mano di vernice, vernice noce medio. Cosa dobbiamo fare dopo aver dato la prima mano, aver aspettato che si asciughi completamente? Io ho aspettato una giornata intera. Nelle istruzioni della vernice diceva asciutto dopo 3 ore. E fra l'altro è anche caldo, fa anche caldo perché siamo in piena estate. Ciò nonostante ho voluto aspettare 24 ore. No, avevo altro da fare e quindi ho aspettato 24 ore comunque in ogni caso. Ora potremo dare la seconda mano direttamente sopra la prima. Io che uso professionalmente vernici di altro tipo, vernici poliuretaniche. Tra la prima e la seconda mano non carteggio, do le due mani, dopo la seconda mano carteggio bene tutto e do la mano di finitura. Qualcheduno tra la prima e la seconda mano di fondo carteggia. In questo caso, essendo una vernice un po' meno, come si può dire, filmogena della poliuretanica, daremo una carteggiatura leggera. Leggera perché? Perché se la do pesante rischio di scolorire alcune parti. Ok? Quindi darò una passata veloce qui davanti a voi. Allora, me lo metto in una posizione un po' più comoda e facciamo così. Si percepisce già molto più liscio. Ah, attenzione, ho comprato questa. Questa è una spugnetta abrasiva, flessibile, come vedete. Ne esistono anche a mattoncino. Sono più strette, sia in questo senso che in questo senso, più alte, ma non sono così tanto flessibili da poter entrare bene nelle lavorazioni. Le userei più in parti curve, ma non sagomate, ecco. Questa l'ho comprata di grana fine. Non esiste un'enorme varietà di grane come sulla carta vetrata che trovate in rotolo, 220, 240, 280. Qua c'è, perlomeno io ho sempre trovato la fine, la media e la grossa. Ho preso la fine in questo caso qui. Quindi stiamo carteggiando bene tutta l'anta, compreso nelle lavorazioni la sagomabilità, chiamiamola così. Mi sono inventato sta parola di questa spugnetta, ci permette di arrivare dappertutto, anche negli angoli. Così. Facciamo una cosa veloce, perché come vi dicevo, se no rischio di scolorire la vernice sottostante. La prima mano di vernice che ho già dato. Ora io qua adesso mi giro l'anta per non muovermi. Normalmente io giro attorno al pezzo alla svelta e alla veloce. Normalmente lavorando, dico. Adesso qua faccio alcuni movimenti che possono sembrarvi strani, ma è perché devo mostrarvi, devo fare in modo che la visibilità sia sempre migliore possibile. Quindi anche qua nei lati, anche nello spigolo, ed è decisamente liscia anche con questa carteggiatina così veloce. Qua il pannello nella parte centrale fa così. Boh, abbiamo passato dappertutto, mi sembra. Sì, è tutta abbastanza liscia. Ve la faccio vedere di nuovo questa spugnetta, così sapete cosa cercare in ferramenta o al bricco o dove vi pare. La mettiamo via. Abbiamo creato un po' di polvere carteggiandola, quindi io da professionista ho il compressore, gli do una bella soffiata e gli do una passata anche con una scopetta che adesso qui non ho, ma insomma, aspetta, ne ho una qui. Quindi soffierò con la pistola, con il compressore, contemporaneamente faccio così e sparisce tutta la polvere. Tu che non sei neanche un hobbista, ma sei la persona di casa che vuole riverniciarsi le sue ante, non hai il compressore, non hai, però hai un aspirapolvere e quindi useremo l'aspirapolvere. Io qua ne ho uno, ho il mio piccolo Bosch che dov'è? Eccola qua. Quindi tolgo questo perché con questo metto questa con le spazzoline, o mettete quello che vi pare, quella che vi va meglio, insomma, quella più efficace. Metto qua, accendo
Accendo. Ci resta che dare la nostra seconda mano nello stesso identico modo in cui abbiamo dato la prima. Quindi mi riprendo qua il mio barattolo, via questo, prendo di nuovo rullo e pennello, qui ce li avevo su un vassoio di plastica di quelli appositi, e nuovamente farò come la prima volta, prima le parti bugnate, le parti sagomate, e dopo, quindi col pennello, e dopo col rullo le parti lisce e i bordi. Vai! Questo lo mettiamo qui intanto. Anzi, guarda, visto che qua non mi ci sta il vassoio di plastica, lo metto sul tappo. Vai! Ok! Sempre picchiettando così negli angoli, in modo che arrivi dappertutto. Vai. Si vede, sì. Così. Quantità non esagerate, perché altrimenti va per terra, va in giro, vi va sui pantaloni, vi va sulle braccia, sulle gambe, su tutto il corpo. Insomma, una dose che possiate gestirvi. Così e così. Oh, le parti bugnate e sagomate le abbiamo fatte. Facciamo le parti dritte, cioè dritte, le parti piatte e i bordi. Inizierò dal telaio. Goccia di troppo, quindi agisco subito a tirarla via con il pennello e ripasso sopra con il rullo a uniformare tutto. Faccio il bordo qua, faccio qui, bisogna andare fin fuori. Se questo l'avete caricato troppo, andando fuori poi sgocciola. Quindi dovete imparare ad avere la quantità giusta. Facciamo il bordo qua. Ora io, come vi dicevo, mi sposterei da quella parte e ci giro attorno. Invece, dovendovi far vedere, mi vado a girare l'antina. Ma voi non fate questo movimento, semplicemente vi mettete in un posto comodo, in cui è con due cavalletti comodi, in modo che possiate girarci attorno senza perdere tempo a girare il pezzo. Va così, questa parte di bordo, questa parte di bordo. Così. La parte centrale del pannello. Passo di nuovo, perché vedo che qui e qui è un po' secco, ce ne ho messa poca. Adesso, le prime passate che do, la parte nuova, premo leggermente verso il basso. Dopodiché, quando ho già steso bene il prodotto, do una mano leggera, do una passata leggera con il solo peso del rullo. Così. Ok. Do un'occhiata se ho lasciato delle parti senza vernice o se ho fatto degli eccessi. Qua c'è un eccesso e glielo tiro via subito. Attorno non ce n'è. Qua c'è la vernice dappertutto e non ci sono eccessi.
accessi, i bordi sono fatti in modo uniforme. Qua c'è una esagerazione, la tiro via subito, e qua un'altra e la tiro via subito anche questa. Per il resto, eccola qua, faccio un po' troppa e correggo subito con il rullo. È uniforme dappertutto, ve la mostro un po' da vicino. Ecco, abbiamo ottenuto quello che sarà il colore definitivo. Questo bordo va bene. Qua va bene, fammi vedere dall'altra parte se qua ci sono mancanze. No, va bene. Abbiamo ottenuto, dicevo, quello che sarà il colore definitivo a cui sopra daremo il trasparente, che sarà l'ultima mano. Appoggio qua. Qua vedete questa parte più scura, un po' più scura, ma quello è la venatura del legno, dove il legno non è parallelo alla superficie del taglio, ma va, tende a salire, quindi viene preso un po' di punta dal taglio, ecco che solleva un po' di pelo, è il rabuffo, diciamo in Veneto, e lì diventa un po' più scura, ma sono le caratteristiche naturali del legno. Abbiamo dato la seconda mano, e quindi questa parte di video si conclude qui. La successiva parte tratteggerò e darò l'ultima mano con il trasparente, e nel video ancora dopo lo vedremo finito, metto su il pomolo e sarà finita lì. Bene, se ho parlato in modo troppo difficile, scrivetemelo sotto nei commenti. Mi sembra che non abbiamo altro da dire. Queste due mani di noce medio mi hanno fatto un colore miele carico, che mi piace, vabbè, non è impegnativo, non è troppo scuro, perché poi i colori troppo scuri appesantiscono, no? E va bene così. Ci vediamo al video successivo per l'ultima mano, va bene? Ciao, grazie.